Si è tenuto lo scorso 15 maggio il tradizionale incontro L'ipertensione in un giorno, organizzato dagli studenti della Facoltà di Medicina e Odontoiatria dell'Università Sapienza, in collaborazione con la Società Italiana Ipertensione Arteriosa e l'ISMA, Istituti di Santa Maria in Aquiro. Il convegno si è svolto in occasione della Giornata Mondiale della Prevenzione, Diagnosi e Cura dell'Ipertensione Arteriosa, e ha visto la partecipazione del Ministro della Salute Beatrice Lorenzin. Quest'anno abbiamo dato particolare enfasi anche ad altri argomenti che sono legati sempre all'ipertensione, che sapete è un fattore di rischio per le patologie cardiovascolari, quindi le persone che interverranno avranno la possibilità di avere notizie dell'ultima ora su quelle che sono le ricerche sulla obesità e sulla l'uso di sostanze derivate dalla natura, i famosi nutraceutici, e ancora un'altra cosa che secondo me può essere interessantissima: si parlerà della cannabis e del suo uso possibile terapeutico con le nuove normative che ci saranno a breve termine. In questa giornata ho curato particolarmente una sezione del convegno che io ho chiamato Question Time, perché io ho ipotizzato, raccogliendo dai vari pazienti quelli che sono i quesiti che i pazienti spesso vorrebbero porgere a noi medici, ma o per questioni di tempo o per questioni di timidezza non riescono a fare. Per cui io ho selezionato una ventina di domande, ho selezionato un pool di esperti dedicati particolarmente all'argomento cui saranno tenuti a rispondere in 3 minuti, e credo che, siccome oltre agli studenti e ai medici moltissimi pazienti affolleranno l'aula, ritengo di contribuire a migliorare il dato attuale, che vede un misero 30% dei pazienti trattati farmacologicamente raggiungere il target pressorio che è fissato in 140-90. L'invito graditissimo a prendere parte a questa conferenza, in ragione del nostro interesse ormai da un po' di anni nel settore della nutraceutica e delle patologie umane. Un campo relativamente nuovo, nel senso che è una nozione antica, storica diremmo, che molte patologie hanno delle relazioni con l'alimentazione, sia nel senso che l'alimentazione per lunghi anni è stata in condizione di poter colmare problemi di patologie carenziali, come nel caso dei deficit di vitamine, delle patologie correlate con la malnutrizione, come si assisteva nel periodo in cui anche in Italia c'erano problemi di malnutrizione. Oggi la nutraceutica diventa un modo per prevenire e in qualche modo anche per combattere patologie a larga diffusione come le patologie cardiovascolari e l'ipertensione. E siamo oggi arrivati al 15 maggio, alla 10ª edizione dell'Ipertensione in un giorno, iniziativa culturale rivolta a tutti gli studenti e alla popolazione. È il 10º anno, iniziò tutto nel 2004 al Policlinico Umberto I, e oggi alla Sapienza Università di Roma siamo arrivati in Aula Magna con tantissime novità, tra cui si parlerà per la prima volta in sede congressuale di cannabis e di effetti collaterali. Le novità anche di quest'anno sono che lo sport e la sana alimentazione fanno sì che l'ipertensione non diventi più una patologia, ma bensì venga prevenuta con le formule migliori, come il surf, il kitesurf e tutti gli sport adiacenti al mare.